Nel 1972 la NASA avvia lo studio di navette spaziali riutilizzabili. Realizzare quell'aspirazione spingerà l'ingegneria spaziale ai limiti. Dovevano essere leggeri e soprattutto riutilizzabili, ma anche molto potenti. Con lo Space Shuttle, gli ingegneri dovranno creare una navetta in grado di sopportare la potenza esplosiva del lancio. Non lo potete immaginare. La complessità del propulsore ha dell'incredibile. Altrettanto incredibili sono le temperature roventi del rientro. Sei dentro una fiamma ossidrica. Prove che la navetta dovrà affrontare ripetutamente. Quante notti insonni per questo. La sfida per i progettisti è trasformare i voli nello spazio in routine. Volare nello spazio è un'impresa pericolosa. Questo è il racconto degli eroi senza volto che progettarono, costruirono e pilotarono lo Space Shuttle. Aprile 1981, il Kennedy Space Center in Florida. Gli astronauti John Young e Bob Crippen mettono in gioco le proprie vite per collaudare una navetta di nuova concezione. Lo Space Shuttle Columbia. Era un volo di collaudo, non sapevamo come si sarebbe comportata. Sequenza accensione avviata. I tre motori dello shuttle si accendono con un boato, seguiti da due propulsori a combustibile solido. Lo shuttle si stacca dal suolo. Le mie pulsazioni andarono a 130 battiti al minuto. La navetta Columbia si impenna verso il cielo, coronando il sogno di una vita di migliaia di ingegneri. Lanciare la prima navetta spaziale riutilizzabile della storia. Lo shuttle è una colossale impresa ingegneristica. Per 30 anni è stato la colonna portante del programma spaziale americano, rendendo possibile alcuni dei suoi maggiori successi. Velocità 30 centimetri al secondo. Il lancio di satelliti. Satellite in allontanamento. Il trasporto in orbita e la manutenzione del telescopio Hubble. E la realizzazione del più grande avamposto umano nello spazio. La Stazione Spaziale Internazionale. La lunga serie di primati inanellati dallo shuttle è il risultato di una straordinaria capacità, nata da un'idea ambiziosa. Creare una navetta capace di missioni multiple. Per decenni, i pionieri dello spazio hanno sognato di sfruttare velivoli riutilizzabili. Raggiunto lo spazio, potrà manovrare sia in orbita prima all'interno dell'atmosfera e poi tornando, compiendo atterraggi controllati. L'idea era già presente nei vecchi film di fantascienza degli anni 50. Già erano state immaginate le navi spaziali riutilizzabili. Quel concetto era ben presente nelle aspirazioni dei progettisti della NASA. È la fine degli anni 60 e la NASA ha già portato l'uomo sulla Luna, ma a un costo esorbitante. Ognuno dei razzi, costato milioni di dollari, è scartato dopo il lancio. Bisogna ricordare che i propulsori a razzo e i razzi spaziali non venivano recuperati. Erano usa e getta, che si disintegravano durante il rientro, ed era tutta tecnologia costosa. Con la riduzione dei fondi dedicati allo spazio, la NASA deve studiare alternative. Per rendere i voli nello spazio percorribili a lungo termine, bisogna contenerne i costi. Agli ingegneri fu dato incarico di affrontare la sfida di sviluppare la prima navicella spaziale riutilizzabile. Che impresa! Il progetto è incredibilmente ambizioso e la NASA deve convincere il governo a finanziarlo. Dovrà ottenere l'appoggio di un alleato influente con un interesse per lo spazio.
il Dipartimento della Difesa. Un punto di osservazione nello spazio è l'ideale per tenere d'occhio i nemici degli Stati Uniti. La NASA sapeva che per ottenere l'approvazione al programma Shuttle doveva renderlo appetibile al Dipartimento della Difesa. Intuendo il potenziale dello Shuttle, i militari decidono di fornire il loro appoggio alla NASA, ma non senza alcune importanti precondizioni. Prima tra queste, lo Shuttle dovrà essere in grado di rientrare a Terra dopo una sola orbita. Una volta lanciata la navetta, doveva poter scattare foto di siti strategici, rientrare nell'atmosfera dopo un'orbita e atterrare alla base di lancio. C'era solamente un unico problema. Durante l'orbita, che sarebbe durata 90 minuti, la Terra ruota attorno al suo asse. Completata l'orbita, la base di lancio sarebbe stata 1600 km più a est. La navetta avrebbe dovuto decollare come un razzo e atterrare come un aereo. Doveva manovrare fino alla base. Progettare una navetta dotata di tale flessibilità è una sfida del tutto nuova. Ma è l'unico modo per rendere la navetta riutilizzabile. Il compito di affrontare la sfida è affidato all'ingegnere aerospaziale Tom Moser. Col delinearsi delle specifiche intuimmo che avremmo dovuto servirci di un'ala a delta, come nei caccia. L'ala a delta garantisce maggior controllo durante la fase di rientro. Sarà la configurazione alare adottata su tutti gli shuttle, tra cui il Discovery, oggi in mostra presso lo Smithsonian di Washington. L'ala a delta consentiva alla navetta di manovrare in virata sia a sinistra che a destra. Durante la fase di rientro in volo librato, permetteva l'esecuzione di ampie traiettorie a S per controllare la discesa verso la pista. Erano le ali a fare tutto il lavoro. L'ala a delta dello shuttle soddisfa il requisito di flessibilità operativa stabilito dai militari. La NASA, tuttavia, ha un altro importante requisito da soddisfare. La navetta dovrà poter trasportare grandi satelliti spia. Il carico prospettatoci era ingente. Si trattava di 30.000 kg. Diametro 4 metri e mezzo e lunghezza 18. Le specifiche imposte dai militari sostanzialmente determinano forma e caratteristiche della navetta orbitale. Per il lancio, i progettisti studiano tre motori a razzo di nuova concezione, alimentati da un serbatoio esterno, affiancati da due potentissimi razzi riutilizzabili a propellente solido. È necessaria la spinta combinata dei tre motori e dei due razzi per portare l'ingente carico in orbita. Era enorme, le richieste della difesa pesarono significativamente, determinarono molti aspetti della progettazione. Soddisfare le richieste dei militari non sarà impresa facile. Ma il loro appoggio è fondamentale per ottenere il via libera dal governo. Nel gennaio 1972, infatti, il presidente Nixon approva i finanziamenti per il programma Shuttle. Era un progetto davvero innovativo. E un conto è immaginarlo, un conto è metterlo in pratica. La palla passa alla NASA e ai suoi ingegneri, che dovranno affrontare la sfida di realizzare la navetta più complessa mai progettata. California, 1972. Ultimata la progettazione di massima dello shuttle, gli ingegneri della Rocketdyne cominciano a lavorare a uno dei sistemi fondamentali per il lancio. I suoi tre motori principali. Appena laureatosi, Dan Houseman entra a far parte della squadra che dovrà sviluppare un propulsore rivoluzionario. Era entusiasmante lavorare a un motore di nuova concezione per la navetta che chiamavamo il furgone spaziale bianco. Sognavamo uno shuttle portato in orbita dai nostri propulsori una volta a settimana. Ovviamente non è così che è andata. Far funzionare i propulsori fu un'impresa notevole. I motori a razzo dello shuttle avranno una complessità mai vista prima. Dovranno inoltre garantire un'affidabilità tale da consentirne il riutilizzo.
caratteristica questa, mai immaginata prima. Dovevano essere leggeri e soprattutto riutilizzabili, ma anche molto potenti. L'insieme di tutti questi fattori era davvero molto difficile da combinare. I razzi producono la spinta bruciando del combustibile. Semplificando, più propellente brucia al secondo, più è potente il razzo. Per aumentare il flusso di propellente, ai razzi servono delle pompe centrifughe, le cosiddette turbopompe. Queste aumentano la pressione del carburante e quindi la spinta. Per sollevare gli ingenti carichi previsti per le missioni, i motori devono sviluppare una spinta enorme, superiore ai 4 milioni di newton. Non potete immaginare la complessità del sistema di propulsione. Il corredo tecnologico della navetta era impressionante, certo, ma la complessità del propulsore ha dell'incredibile. A Dan Houseman e i colleghi servono turbopompe con prestazioni anni luce superiori a quelle esistenti. Per ottenere la spinta necessaria, le pompe dovranno operare a regimi di 600 giri al secondo. I motori delle auto lavorano a 3.000 giri minuto. La turbopompa ad alta pressione doveva operare a 33.000 giri minuto, in perfetto equilibrio fluido-dinamico. L'equipe di Dan ha già in mente una soluzione. Posizionare un ugello di precombustione all'interno dei motori, i cui gas di scarico alimentino le turbopompe. È il cosiddetto pre-burner. E sulla carta funziona. Ma sul banco di prova, un motore dopo l'altro esplode in una frazione di secondo. Durante i primi test, i motori si disintegravano spesso e non era un bello spettacolo, soprattutto per chi aveva il compito di pilotare. Il problema sono gli ugelli di precombustione. Se è troppo lente, le pompe non forniscono combustibile a sufficienza. Se troppo veloci, si disintegrano. Serviva precisione cronometrica assoluta, altrimenti tutto andava in pezzi. La nostra principale fonte di problemi erano le turbopompe. Non è un caso che dovemmo riprogettarle diverse volte. Eseguire calcoli complessi come quelli relativi alle prestazioni dei motori a razzo è un gioco da ragazzi con i calcolatori di oggi. Ma con la tecnologia a disposizione negli anni 70, i tempi sono ben altri. Tutti i nostri calcoli erano effettuati coi regoli, dei computer nemmeno l'ombra. Tutto era calcolato a mano. Dan e la sua equip vanno avanti fino a ottenere la configurazione ottimale. I motori ora funzionano alla perfezione. Quando quei tre motori si accesero e si comportarono a dovere, per noi fu un momento incredibile. Il sistema di lancio che porterà gli astronauti in orbita è un gioiello di progettazione. La sfida successiva sarà riportare l'equipaggio a terra. Il lancio della navicella in orbita richiedeva una spinta incredibile, sì. Ma la fase più critica della missione era quella in cui la navetta manovrava nell'atmosfera durante il rientro. Per restare in orbita, la navetta deve viaggiare a 28.000 km orari. Ma per poter rientrare alla base, lo shuttle deve dissipare tutta questa energia cinetica e atterrare a 320 km orari. L'astronauta Story Musgrave sa bene quali siano le temperature generate al rientro. È davvero spaventoso. Potresti evaporare da un momento all'altro. Sei avvolto dalle fiamme dentro una gigantesca fiamma ossidrica. I primi astronauti rientravano all'interno di capsule con scudi termici progettati per un singolo utilizzo.
Lo shuttle, tuttavia, dovrà compiere missioni multiple, un'altra sfida importante per i progettisti. C'era bisogno di un sistema di protezione termico in grado di sopravvivere alle alte temperature senza il bisogno di essere sostituito. Gli scienziati della NASA devono ripensare lo scudo. Hanno bisogno di un materiale in grado di sopportare temperature fino a 1300 gradi centigradi. Il loro interesse si concentra su un materiale. Negli anni 60, la Lockheed, in collaborazione con la NASA, sviluppò una nuova tecnologia, un materiale innovativo a base di silicio, come la sabbia del mare. Si scopre che il silicio può essere usato per creare una ceramica resistente e leggera, con incredibili proprietà termiche. Una barriera al calore estremamente efficace, come ci dimostra il progettista di sistemi di protezione termici, Martin Wilson. Se lo si riscalda, tende a raffreddarsi molto rapidamente. Se sottoposto a temperature elevate, si riscalda molto rapidamente. Ma consuma quel calore altrettanto rapidamente. Possiamo toccare il retro, è fresco. La ceramica al silicio è perfetta per lo scudo termico. Ma gli ingegneri devono affrontare un altro problema. Ideare un sistema per ricoprire la fusoliera in alluminio dello shuttle, una struttura ben più grande e complessa delle capsule di rientro coniche. Dovrà essere rivestita con migliaia di mattonelle prodotte su misura. Non c'era una mattonella uguale all'altra. Ognuna di esse fu appositamente prodotta per un punto particolare della navetta. È una lavorazione lenta. 33.000 mattonelle andranno tagliate, cotte e incollate. È il marzo del 1979. Al volo inaugurale manca solo un anno e la Rockwell, incaricata dell'assemblaggio, è indietro con la tabella di marcia. Trasferiscono la navetta dagli stabilimenti in California alla Florida. È lì che le restanti mattonelle verranno applicate. Il viaggio rivela un serio difetto di progettazione che dovrà essere affrontato prima di poter lanciare lo shuttle. Quando il Columbia giunge al Kennedy Space Center sul dorso di uno speciale 747 modificato, gli ingegneri, tra cui Bob Sick, non credono ai loro occhi. Non aveva l'aspetto di una navetta appena uscita dalla succursale. C'erano ampi settori esposti. Migliaia di mattonelle mancanti. Molte sono cadute in transito. Una realtà preoccupante. Non erano sufficientemente resistenti. Si staccarono. Non poteva volare. Tanto semplice. Non poteva volare. I progettisti furono colti di sorpresa. Dovettero studiare un modo per prevenire che ciò accadesse durante il volo. Lo shuttle non può volare. La NASA si mobilita per capire perché le mattonelle siano cadute. Si scopre che la fonte del problema è nelle cuciture. Lo shuttle è progettato per assorbire le forze aerodinamiche deformandosi. Applicare le mattonelle direttamente alla fusoliera ne causerebbe la rottura. Le mattonelle quindi sono state incollate a dei cuscinetti in fibra per compensare le deformazioni. Le mattonelle sono rigide e fragili e grazie ai cuscinetti esse sono indipendenti dalla fusoliera. Le ispezioni rivelano qualcosa di sconcertante. L'orientamento delle cuciture nei cuscinetti fa sì che questi, invece di assorbire le deformazioni della fusoliera, addirittura le amplifichino. Ecco perché le mattonelle si sono staccate in volo. Risolvere un problema così inaspettato non sarà facile. Dovevamo rendere le mattonelle più resistenti. Il problema ci ha tenuti svegli. Quante notti insonni per questo.
Gli scienziati sperimentano sistemi per rinforzare le mattonelle, per impedirne il distacco dai cuscinetti. Il rimedio consiste nel rivestire il lato inferiore con una soluzione di silicio, acqua e ammoniaca e trattarlo termicamente. La soluzione penetra nelle mattonelle e l'aggiunta di silicio le rende più resistenti. Il procedimento è noto come densificazione. Le mattonelle risultavano due volte più resistenti, senza aumentarne il peso e senza pregiudicarne le prestazioni termiche. Un vero miracolo. Un miracolo forse no, ma sicuramente ottima ingegneria. È un ottimo rimedio, ma l'aggravio di lavorazioni è notevole. Migliaia di mattonelle andranno rimosse dal Columbia per essere trattate. Dovevamo rimuoverle dalla navetta, densificarle e poi rimetterle a posto. Per garantire che lo shuttle sia pronto, la NASA aumenta il numero di addetti alle mattonelle da 200 a 3.000. Era un vero e proprio esercito di tecnici. Sembrava una mobilitazione in tempi di guerra e tutto per risolvere quell'unico problema. Un incubo quanto a pianificazione. Ci trovammo a contare mattonelle. Quante ne avevamo messe, quante ne avevamo tolte, quante ne mancavano per finire. Si impiegherà più di un anno di lavoro, giorno e notte, per completare lo scudo termico del Columbia. La vita degli astronauti dipende da un'esecuzione perfetta del lavoro. Io e John Young abbiamo trascorso molto tempo con gli operai addetti alle mattonelle. Apprezzammo il loro lavoro e la loro dedizione a questo incarico importante. Legati ai sedili della cabina, ci saremmo stati noi. La riprogettazione dello scudo termico del Columbia è annoverabile tra i maggiori successi dei progettisti dello shuttle e consentirà alla navetta di decollare. Aprile 1981. Tutto è pronto per il volo inaugurale dello Shuttle Columbia. Il comandante John Young e il pilota Bob Crippen si preparano a salire a bordo. Volare nello spazio è un'impresa pericolosa. Era un volo di collaudo, non sapevamo come si sarebbe comportata. Il capo progettista Shuttle, Bob Sick, è nella sala controllo. C'era molta tensione e ansia, ma allo stesso modo da parte nostra c'era la certezza di aver fatto un buon lavoro. L'ansia era tanta, anzi, era alle stelle, perché a bordo della navetta c'erano due nostri colleghi. T-10, 9. Gli astronauti sono pronti per una missione senza precedenti. Dissi a John, potremmo farcela. 6. A T-6 secondi le turbopompe entrano in azione e i motori principali si accendono. Sequenza motori principali avviata. In quel momento le mie pulsazioni schizzarono a 130 battiti al minuto. La macchina prendeva vita e ci diceva: sono pronta, andiamo. Con l'accensione dei due razzi a combustibile solido, il Columbia si stacca da terra. Dopo il decollo superi la torre in 2 secondi. Gli ingegneri nella sala comando a stento trattengono l'entusiasmo. Ci fu un primo urlo di gioia all'interno della sala comando, un gran chiasso. E poi ha avuto il sopravvento la disciplina ed è tornato il silenzio. Velocità 30 centimetri al secondo. Dopo 2 minuti di massima accelerazione, i potenti booster si sganciano. Distacco SRB, basso. Distacco 7° minuto. Altro grande boato e nuovamente un ops, ricordiamoci la disciplina. Silenzio. Assetto decelerato, Columbia. Assetto decelerato. A quel punto cala un gran silenzio. Le vibrazioni sono cessate. È calmo quanto stare seduti su questa sedia. Poi, 8 minuti e mezzo dopo il lancio,
I tre motori principali del Columbia si spengono. Hanno funzionato alla perfezione. Euforia generale. Sorrisi, abbracci, strette di mano, lacrime, bandierine. Nessuno nella sala comando riuscì a trattenere l'emozione. Fu un momento di vera, grande commozione. Ci è voluto quasi un decennio di preparativi, ma lo Shuttle Columbia è finalmente in orbita. Ingegneri e astronauti sono entusiasti, ma lo restano per poco. Quando gli astronauti aprono i portelli del vano di carico, fanno una constatazione allarmante. Alcune mattonelle si sono staccate, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per il rientro. Quando ho aperto il vano di carico, ho notato che mancavano alcune mattonelle. La notizia a terra fu accolta con costernazione. Mancano alcune mattonelle termiche. Ricevuto, Crip, lo vediamo anche noi. I punti neri della fusoliera indicano chiaramente dove le mattonelle termiche si sono staccate. Fortunatamente, l'area interessata è la parte superiore, meno critica, della navetta. Ora, quel settore dello shuttle non era motivo di forte preoccupazione, perché era schermato dai picchi di temperatura in fase di rientro. Nessuno poteva sapere, tuttavia, se le mattonelle si erano staccate anche dal ventre. Questo sì che poteva essere catastrofico. Durante la fase di rientro, il ventre del Columbia è soggetto a temperature di quasi 1300 gradi centigradi. Se lo scudo inferiore è compromesso, la vita degli astronauti è a rischio. Una mattonella mancante non poteva essere sostituita, c'era poco da fare. Quale sorte attenda gli astronauti diventerà chiaro solo durante la manovra di rientro atmosferico. Aprile 1981. La missione orbitale è durata due giorni e il Columbia si prepara per l'ultima critica fase del volo di collaudo. L'impatto con l'atmosfera a più di 27.000 km orari per tornare a terra. Sei a Mach 25 quando colpisci l'atmosfera a 120 km d'altezza. La temperatura dello scavo del Columbia sale vertiginosamente e tutti gli occhi sono puntati sul sistema di protezione termica. Furono istanti spaventosi. Nessuno poteva sapere con certezza se lo scudo avrebbe retto. Se la fusoliera si sarebbe squarciata. Il flusso incandescente di plasma impedisce le comunicazioni radio. Il Columbia è isolato per 16 terribili minuti. Salve Houston, qui Columbia. Ehi amico, qui Houston, ricevete? Al termine del 16° minuto, le comunicazioni riprendono, con grande sollievo di tutti a terra. Con il ripristino delle comunicazioni radio si ebbe la certezza che ce l'avevano fatta. Lo scudo termico del Columbia è sopravvissuto al rientro e la navetta orbitale, scortata da due caccia, plana verso la base aerea di Edwards nel deserto del Mojave, in California. Nessuna vibrazione, una discesa perfetta, le stesse sensazioni che provereste voi su un aereo di linea. Ci fu un... ah, collettivo. Caspita, funziona davvero! Fantastico! Che macchina incredibile! Per la prima volta nella storia, una navetta è stata lanciata come un razzo ed è rientrata volando. Il veicolo spaziale riutilizzabile ha funzionato. Il successo del Columbia segna una nuova era per il volo umano nello spazio. La NASA costruirà altri tre shuttle, il Challenger, il Discovery e l'Atlantis. Ognuno di loro testimonierà la versatilità della navetta, portando in orbita esperimenti scientifici
satelliti e carichi commerciali. Apertura paracadute. Aperto. I voli nello spazio ormai sembrano far parte della routine. 4 minuti, conteggio in corso. Controllo superfici, ricevuto, passo. 28 gennaio 1986. Avvio motori principali in corso. 4, 3, 2, 1. E decollo. La navetta Shuttle si solleva per la 25esima missione e supera la torre. Ricevuto, rotazione Challenger. Oh mio Dio, no! 1 minuto 15 secondi. I controllori di volo stanno valutando la situazione attentamente. Un'avaria grave, ovviamente. Capimmo subito l'entità della tragedia. Capimmo che 7 vite erano andate perse. A 73 secondi dal lancio, la navetta orbitale Challenger esplode e si disintegra. Tutti ci interrogavamo su cos'era successo, cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto. Abbiamo omesso di verificare qualcosa? Subito dopo il disastro, molti ingegneri sospettano che l'avaria sia da ricondurre a uno degli impianti più complessi dello shuttle, i propulsori. Dan Houseman, che ha contribuito alla loro progettazione, non si sbilancia. Si parlò subito di un'avaria ai motori. Risposi che sì, era una possibilità, ma che bisognava studiare i dati per saperlo. Houseman e i suoi colleghi setacciano i dati raccolti da ciascun motore, millisecondo per millisecondo. No, i motori avevano funzionato come previsto. La fonte dell'avaria doveva essere un'altra. Intuì che doveva trattarsi dei razzi SRB. I razzi a combustibile solido, i cosiddetti SRB, forniscono spinta aggiuntiva al decollo e si esauriscono dopo 2 minuti. Sono i più grandi razzi di questo tipo al mondo. Non c'è nulla di innovativo nella progettazione e a confronto coi motori principali sono relativamente semplici. Non avrei mai immaginato che l'SRB potesse essere fonte di avarie. I razzi a combustibile solido hanno componenti meccaniche. Ma uno studio attento delle immagini del lancio dimostra il contrario. La prima spia di allarme furono le immagini riprese in fase di lancio che mostravano una nuvoletta di fumo prodotta durante l'accensione dei razzi. Le immagini forniscono agli ingegneri un indizio decisivo. Il razzo ha parlato. Il razzo ci stava dicendo che i giunti erano difettosi. I razzi a combustibile solido sono assemblati unendo diversi segmenti tra di loro. Ogni giuntura ospita delle guarnizioni elastiche, i cosiddetti O-ring. A razzo acceso, la pressione dilata le guarnizioni elastiche, forzando la chiusura delle rispettive giunture. Il fumo nero ripreso dalle telecamere indicherebbe il cedimento di una guarnizione. Gli ingegneri, tuttavia, stentano a comprendere perché, con 24 lanci riusciti, una guarnizione questa volta abbia ceduto catastroficamente. La NASA raddoppia gli sforzi. La mattina in cui il Challenger fu lanciato, aveva fatto molto freddo. Sulla piattaforma di lancio si era formato il ghiaccio. La notte prima del lancio le temperature erano scese fino a meno 5 gradi centigradi, condizioni meteo rarissime in Florida. A un'indagine successiva si scopre che le guarnizioni, se esposte a temperature sotto zero, si induriscono, perdendo elasticità e la capacità di sigillare i giunti. È questo ad aver scatenato la disastrosa catena di eventi. La perdita nei pressi del giunto produsse un getto rovente. Il combustibile a 3300 gradi fuoriusciva dalle guarnizioni e veniva disperso all'esterno. Trascorso poco più di un minuto dal lancio, il getto incandescente fonde il giunto che collega il razzo al serbatoio esterno. Ruotando, il razzo fa breccia nel serbatoio.
che riversa decine di migliaia di litri di combustibile negli scarichi infuocati dei motori. Quel giorno avremmo fatto bene a non decollare. La perdita del Challenger è un duro colpo per la NASA e i suoi ingegneri. Dopo il Challenger, molti di noi volevano mollare. Non volevamo far parte di un programma che era costato vite umane. Non volevamo esserne complici. E così mandarono delle persone a parlarci, che ci dissero che avevano bisogno di noi per impedire che riaccadesse. Tuttavia, alcuni lasciarono. Il rimorso fu troppo grande. Chi, come me, è rimasto ha impedito che la tragedia si ripetesse. Gli ingegneri riprogettano i giunti e le guarnizioni degli SRB con triple ridondanze e con un sistema di riscaldamento per mantenere la temperatura costante. Alcuni ritenevano la cosa un po' eccessiva. Personalmente mi sentivo molto più sicuro. 29 settembre 1988. A seguito di una revisione approfondita di tutti i sistemi e con centinaia di innovazioni a bordo, la navetta orbitale Discovery segnala il ripristino del programma spaziale umano americano. I prossimi 15 anni dimostreranno la straordinarietà di questo gioiello di ingegneria. Ma l'esorbitante complessità delle missioni resta un fattore avverso. 1 febbraio 2003. Dopo una missione di 16 giorni, l'equipaggio del Columbia si prepara a rientrare nell'atmosfera a una velocità pari a 25 volte quella del suono. A soli 15 minuti dall'atterraggio, il controllo missione perde il contatto radio con la navetta. All'insaputa di tutti, la navetta spaziale Columbia si è disintegrata nei cieli del Texas. Silenzio. Columbia qui, Houston in UHF, rispondete. I peggiori timori della NASA si avverano. La navetta orbitale e altri 7 astronauti sono andati perduti. Il secondo disastro shuttle è devastante per la NASA. La probabile causa dell'incidente è sconcertante. Ascoltatemi tutti. Niente informazioni, chiamate o trasmissioni verso l'esterno. Le immagini riprese dopo il decollo mostrano un pezzo di schiuma isolante staccarsi dal serbatoio esterno e impattare sul bordo d'attacco dell'ala del Columbia. Questo è il bordo d'attacco dell'ala a delta. È realizzato con pannelli in fibra di carbonio rinforzato. Non è altro che un guscio vuoto inserito sul bordo dell'ala. Subisce le temperature più alte durante il rientro. E il disastro è avvenuto durante il rientro, lasciando intuire che le protezioni termiche in fibra di carbonio rinforzato, o RCC, potrebbero aver ceduto. Mai avremmo immaginato che della schiuma potesse spaccare un materiale duro come l'RCC. Tuttavia, quando gli ingegneri avviano le indagini, le cause del disastro Columbia diventano tragicamente chiare. La perdita della navetta orbitale Columbia lascia gli ingegneri sbigottiti. Come ha potuto dell'innocua schiuma isolante perforare il sistema di protezione termica? All'esperto di balistica Matt Mellis è affidato l'incarico di indagare sull'incidente. Ricevemmo una chiamata da un collega presso il Johnson Space Center. Disse: pensiamo che l'incidente sia stato causato da un impatto. Ci aiutate? Per gli esperti non ci sono dubbi. Questo è un campione di schiuma. Pesa 2 grammi. È identico a uno dei campioni sparati nei test. Pesa quanto un foglio, né più né meno. Questo è un pannello prova in fibra di carbonio rinforzato, lo stesso materiale del bordo d'attacco della navetta. Le prove effettuate dimostravano che a 800 km orari, una velocità modesta in termini aeronautici, questa schiuma causa danni critici persino a un materiale come questo. Fu una scoperta davvero sconcertante.
Gli esperti studiano le immagini del lancio per identificare il punto d'impatto della schiuma. Tutto sembra indicare che l'impatto sia avvenuto tra i pannelli in carbonio 6 e 9 dell'ala sinistra del Columbia. Realizzata una replica del bordo d'attacco, si avviano i test. Un cannone ad aria compressa spara schiuma al pannello 6. Resta intatto. Gli ingegneri sono confusi, ma per il prossimo test si avvalgono di un indizio. Recuperando i frammenti della navetta, gli esperti si imbattono in frammenti della struttura dell'ala sinistra del Columbia. Mettendo insieme i frammenti di carbonio e delle componenti strutturali del bordo dell'ala, si accorsero che c'era del metallo fuso nel pannello 8. La maggior parte dei metalli fonderebbe alle temperature generate durante la fase di rientro. La scoperta di grande quantità di metallo fuso attorno al pannello 8 rappresenta un indizio decisivo. Questo indicava che, con buona certezza, la schiuma aveva colpito il pannello numero 8. Soltanto i test balistici possono confermare l'esattezza delle ipotesi. I tecnici si concentrano sul pannello 8. L'esito dei test è scioccante. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow! Un pezzo di schiuma causò la perdita della navetta e la morte di 7 astronauti. Gli ingegneri fanno tesoro della scoperta. Ma con la perdita di 2 navette e di 14 astronauti, il programma Shuttle ha i giorni contati. Il disastro del Columbia, come quello del Challenger che l'ha preceduto, resero chiaro a tutti che le missioni Shuttle non sarebbero mai state prive di rischi. 8 luglio 2011. Con il decollo dell'Atlantis si chiude il programma Shuttle. Nell'arco di 3 decenni, con 135 missioni al loro attivo, le navette hanno totalizzato 3 anni e mezzo in orbita, trasportando 355 astronauti di 16 nazionalità diverse e portando in orbita carichi per un totale di 1.500 tonnellate. A sancire il destino dello Shuttle sono la complessità, i costi operativi e i rischi, troppo alti per essere sostenuti. Oggi gli Shuttle sono ospitati presso lo Smithsonian di Washington e in altri importanti musei degli Stati Uniti, ispirando chiunque li veda. È un veicolo straordinario che deve il suo successo a tutti coloro che parteciparono alla sua realizzazione. Sono persone che meritano il massimo riconoscimento per gli incredibili risultati ottenuti. È grazie a loro e grazie a tutto quello che hanno fatto se questa meravigliosa macchina volante ha tenuto in vita il sogno americano nello spazio. L'era dello Shuttle è giunta al termine. Ma le imprese dei suoi progettisti vivranno ben oltre le missioni. Tra tutte le macchine costruite per volare, lo Shuttle è il massimo risultato dell'ingegno umano.